Ecco l'ingresso al porto di Termoli della nuova nave che sostituirà l'Isola di Caprae dopo che saranno espletate tutte le normative del caso. Questa è la Santa Lucia che sta facendo il suo ingresso nel porto di Termoli, un catamarano di una stazza leggermente più piccola di questa che fino ad oggi e peraltro poi continuerà a fare la spola. Dopodiché subentrerà fra circa probabilmente un mese e mezzo, questa nuova che riprende il nome di Santa Lucia, che è per quanto riguarda la compagnia di navigazione che appunto fa parte di questa nave, la Santa Lucia Luntana, che è stata la prima nave che arrivò a Termoli per iniziare la spola. E sono giusto 50 anni fa questa cosa della Santa Lucia Luntana. E per ricordare quella motonave, questa che sta arrivando in questo momento si chiama appunto Santa Lucia. Proveniente da sud, dalla zona pugliese, eccolo che sta facendo il suo primo ingresso qui nel porto della manovra per traccare. Adesso rimarrà qualche giorno qui, poi dovranno espletare tutte le pratiche burocratiche che ci sono da fare per quanto concerne l'abilitazione, dopodiché andrà a fare qualche lavoro di, diciamo, di restyling, ma anche di lavori nuovi per poter essere in grado appunto di fare quello che è chiamato a fare, cioè la spola tra le Termoli e le Isole Tremiti. Nei periodi durante l'anno e anche estivi per i passeggeri e i turisti. Vedete, leggermente un po' più corta. Mi dicevano che era lunga 55 metri di lunghezza. 16 e passa di larghezza, vedete? Poi tutti i dettagli li metteremo in cronaca. Sta facendo appunto la manovra per venire qui ad attraccare. Eccola qui, ormai è in prossimità del molo. Vedete la forma come è fatta, tipo catamarano appunto. Anche dalla parte della motonave Isola di Caprae stanno riprendendo queste manovre. È il suo primo ingresso nel porto di Termoli della nuova nave, motonave traghetto, che è la Santa Lucia, che è stata ribattezzata con questo nome in onore della Santa Lucia Luntana, che è stata la prima nave della navigazione del Libra del Golfo, che fece servizio, cominciò a fare servizio qui a Termoli nel lontano 1972, quindi ben 50 anni fa. Per festeggiare questo 50° anniversario, la compagnia ha voluto dare il nome a questa nuova imbarcazione con il nome, quella era Santa Lucia Luntana, che rifaceva anche il titolo di una canzone molto in nota nel napoletano. Il comandante di questa nave si
chiama di cognome Lauro e fa parte della famiglia dei grandi, diciamo, armatori napoletani, la famiglia Lauro. Guardate, guardate che, guardate le eliche, che come vederla adesso qui da vicino è davvero enorme. Ecco qui il battesimo nel porto di Termoli della Santa Lucia. Questa addirittura arriva dalla Grecia, questa nave. Infatti se leggete sulla parete Santa Lucia Limassol, Limassol che appunto è una località greca, guardate, guardate che gettito d'acqua che esce fuori, che movimento di acqua che c'è con le eliche e quant'altro. Da quelle prime notizie che mi hanno dato, questa nave può anche portare una cinquantina di veicoli, quindi eccola qui nella sua interezza, nella sua mole immensa, la nuova nave Santa Lucia, che sarà quella che da qui a un po' farà il servizio del trasporto da Termoli alle isole Tremiti e viceversa.